Abbiamo scelto una giornata piovosa per registrare questa intervista a Giuseppe Tanzarella, ospite di Ostuni Notizie Incontra, in questo appuntamento dedicato alle regionali, a qualche ora dalla presentazione della lista. Giuseppe ormai si è presentato anche attraverso i suoi profili social. Benvenuto intanto su Ostuni Notizie. Giuseppe, è un piacere ritrovarti. Il piacere è tutto mio, vi ringrazio e ringrazio ovviamente coloro i quali avranno la pazienza ed il piacere di ascoltarci. Intanto Giuseppe ha deciso di scendere in campo direttamente. Noi abbiamo fatto un'intervista a tuo padre qualche settimana fa, quando diceva: cedo il testimone a qualcuno della coalizione che l'anno scorso mi ha sostenuto per, insomma, tra virgolette, svecchiare questa coalizione che vedeva lui come candidato sindaco l'anno scorso, con un grande risultato elettorale che poi non è andato bene nel ballottaggio. Però intanto partiamo proprio da questo, dalla scelta che vi ha portati a fare il tuo nome come coalizione, perché voi, lo hai detto più volte anche in quella riunione di quella sera, siete un gruppo unito che comunque insieme rappresenta tanti consensi nella città di Ostuni. Sì, diciamo che il termine scendere in campo, a parte l'essere un po' abusato, non mi è particolarmente gradito e congeniale, ma ti spiego perché. Innanzitutto perché io in campo lo sono da diverso tempo. No, ma ci sei sceso anche con la casacca dolcestistica. Sì, appunto. Tra l'altro, diciamo, facendo sport magari si addice più a quel contesto, no, scherzi a parte. In campo lo sono già come consigliere comunale da 6 anni ormai, consigliere comunale di opposizione, come tutti sapete, e questo ruolo che rivesto e ho rivestito naturalmente comporta una serie di responsabilità e anche di doveri nei confronti in primis della cittadinanza e poi anche dei miei elettori che mi hanno votato e che credono in me come rappresentante politico, in spregio un po' a quella che è la moda attuale di qualche teorico della politica o del diritto costituzionale che ritiene che il principio di rappresentanza sia da abbandonare in favore di altri tipi e altre forme di esercizio del potere, che secondo me sono lontani anni luce dal concreto svolgimento della vita democratica e civile. E quindi ritengo che l'aver scelto di partecipare a queste elezioni regionali sia in parte frutto ovviamente di questo obbligo, di questo dovere di rappresentanza che sento con tutto il suo peso e con tutta la sua gravosità. Perché fare il rappresentante istituzionale è un compito serio, un compito che richiede tempo, studio, sacrificio e che naturalmente deve essere espletato in tutte le sue sfaccettature. Io mi sono candidato lo scorso anno e sono stato rieletto come consigliere comunale di opposizione all'interno di una coalizione e di un gruppo che si è collocato all'opposizione nel Consiglio Comunale e che vanta 7 consiglieri comunali, quindi una buona parte, una buona fetta del Consiglio Comunale. Nel nostro gruppo ovviamente abbiamo parlato e abbiamo discusso della necessità e dell'opportunità di partecipare a queste consultazioni regionali e è venuto fuori quello che io mi aspettavo e quello che io pensavo, che era necessario esprimere una candidatura e una rappresentanza all'interno di queste consultazioni e di questo contesto, perché non farlo significava abdicare al ruolo che ci hanno dato gli elettori, assegnandoci la maggioranza relativa quasi assoluta, come spesso viene ricordato e ripetuto da tanti miei colleghi della nostra città, e quindi il dovere di ribadire e dibatterci per quelli che sono i nostri ideali, i nostri valori e le politiche per le quali noi abbiamo partecipato l'anno scorso a queste consultazioni amministrative, pur perdendole, riconoscendo anche i meriti dell'avversario e i nostri di demeriti, ma ritenendo che non si possa cancellare quello che è stato un primo passo e un primo tentativo di riunire attorno ad un progetto politico tante risorse della nostra città, risorse imprenditoriali, professionali, associative, sindacali,
E soprattutto, Flavio, quello che voglio dirti, i giovani, perché io ricordo ancora, e mi rammarico di questo, quelle che erano le rappresentazioni di quella che sarebbe stata l'assise comunale nel caso di vittoria della nostra coalizione l'anno scorso. Ricordo tanti volti giovani, tante donne, anche in controtendenza rispetto a quello che è stato il dibattito sulla parità di genere, sulla quale poi L'ultima, magari sì. torneremo anche, ha toccato ovviamente anche la consigliatura e la legislatura regionale. E quindi se, ho sentito e abbiamo sentito il dovere di partecipare e il dovere di ribadire quello in cui noi abbiamo creduto e in quello in cui noi continuiamo a credere, anche in prospettiva futura, perché tu sai che i percorsi politici sono percorsi che hanno lungo termine, Esatto. che iniziano da lontano e che si costruiscono nel tempo. Io, insieme a tutti gli altri che mi hanno spinto a scegliere come dici tu, di scendere in campo in queste regionali, ci crediamo, crediamo nel percorso che abbiamo intrapreso e siamo convinti che all'interno di un panorama, politico anche locale, in cui il centrosinistra, inutile dirlo, ha visto e vede delle fratture, non da ultimo quelle che ci hanno portato a correre Certo. divisi alle ultime amministrative, debba in qualche modo quantomeno provare a ragionare in termini di percorsi comuni, perché ritengo che la città abbia bisogno di una forza in grado di contendere al centrodestra il governo e l'amministrazione del paese. E ritengo che nel momento in cui lo si vada a fare nei confronti di una forza e di maggioranza che tra l'altro governa già ormai quasi da 6 o 7 anni e quindi si appresta a farlo per altri 2-3 anni, ritengo che farlo in maniera separata o fratricida, come è accaduto lo scorso anno, non sia politicamente accettabile. Non dico personalmente, ma politicamente, perché noi facciamo politica, che la politica è una cosa seria, si fa sulla scorta di determinati valori, si fa sulla scorta di determinate posizioni chiare, nette, decise, e sulle quali non si può né ritrattare e non si possono nemmeno barattare sulla scorta di altri ragionamenti o argomentazioni che po poco hanno a che vedere con l'interesse della città e con la linea che dovrebbe seguire ogni forza politica. Io appunto mi voglio riagganciare a questa tua ultima affermazione, il fatto che comunque sia, sappiamo bene quello che è successo l'anno scorso al ballottaggio, quando naturalmente ha vinto Guglielmo Cavallo, sappiamo tutti quello che è successo, però diciamo che siamo già in una fase successiva perché comunque abbiamo visto il passo indietro fatto da Domenico Tanzarella per aprire ai giovani, per aprire questo ricambio generazionale. Mi auguro che tu ti sia anche sentito anche con la parte del Partito Democratico, che comunque l'anno scorso ha sostenuto Angelo Pomes alla carica di primo cittadino della città. Cioè, credo che il dialogo dovrebbe essere proprio quello all'inizio di questa tua candidatura, visto che non ci saranno espressioni, almeno a quanto mi pare, non ci saranno espressioni del Partito Democratico o della lista civica Ostuni e Viva per quanto riguarda il consiglio regionale, quindi bisognerebbe partire, credo, proprio da questa è una delle prime prove che bisognerà Io ti affrontare. dico che questo può essere un passaggio Importante. importante, un passaggio importante proprio in virtù di quello che ti dicevo prima, in virtù della necessità di costruire i percorsi politici. E questa, dopo quella dell'anno scorso, una tappa purtroppo È vero. sciupata malamente, abbiamo un'altra possibilità importante, aiutati anche da quelle che sono le contingenze che tu ricordavi, cioè magari la mancanza anche di un candidato all'interno di Ostuni del Partito Democratico, un'altra opportunità secondo me da sfruttare e sulla quale iniziare eventualmente ad imbastire un ragionamento che possa dirsi finalmente lungimirante e politico. Io L'hanno quello che ti dico non ho nessuna preclusione, capito i 5 Stelle, perché non ho vedevo nessuna una dichiarazione preclusione. di Stefano Andriola che diceva Sì, una che ringrazio buona ancora, e questo personalità. ti devo dire che al di là della stima che ho ribadito al collega, a Stefano, mi ha fatto molto piacere, attestati di stima che non provengono solo da lui, ma sono Da più parti. pervenuti anche da altre parti, e che mi fanno piacere innanzitutto perché gratificano il mio ruolo di consigliere comunale che non perde occasione
di leggere, di studiare le carte, di partecipare attivamente a quelle che sono le sedute del Consiglio e di ascoltare la cittadinanza, anche quella che non fa parte della mia forza Politico. politica o del mio gruppo, che non lesina suggerimenti o osservazioni che io senza alcuna riserva porto quando ritengo meritevoli di essere propagate e riportate in consiglio comunale tranquillamente. Quindi questa funzione, secondo me, fondamentale del consigliere comunale la esercito e mi viene riconosciuto appunto da questi attestati di stima che mi sono pervenuti e di cui ringrazio ovviamente gli artefici. Quindi quello che ci vuoi dire è che, insomma, farai un passaggio obbligato, l'hai già fatto, nel senso Sì, che ti sentirai dico anche che gli amici del io non Partito ho nessuna Democratico. preclusione, anche Certo. perché ragionare e parlare con miei coetanei, giovani, che hanno voglia di lavorare per questa città, ritengo che sia anche per quanto mi riguarda Passo obbligato. un dovere ed un passo obbligato, a maggior ragione poi per quella che è la mia collocazione Politica. politica. Venendo invece ai temi della campagna elettorale, perché tu hai scritto sul tuo manifesto ad Ostuni per la Puglia, cioè per la provincia, quindi ti occuperai sicuramente in questa campagna elettorale della tua città, però in particolar modo ti occuperai della provincia, una provincia che abbiamo sempre detto essere la Cenerentola della Puglia, una Puglia che continua a viaggiare bene sotto il punto di vista turistico, sotto il punto di vista ricettivo e quant'altro. Però diciamo che io vorrei partire in questa chiacchierata con te da un argomento che insomma ci vorrà tanto da esplicitare, ma è quello della sanità e ce ne siamo resi conto, credo, con l'emergenza che abbiamo appena affrontato. Siamo riusciti ad affrontarla al meglio ed in particolar modo ti chiedo anche questo restyling dell'ospedale di Ustuni in tempo di Covid, come lo vedi, anche perché vi siete occupati in consiglio comunale anche di quest'altra iniziativa che c'è stata da parte di qualche politico vicino alla città di Ustuni che si è interessato del nostro ospedale. Partiamo dalla sanità in provincia di Brindisi e poi arriviamo ad Ustuni. Sì, hai messo insieme un po' di carne sul fuoco a cuocere, come si suol dire. È inutile ricordare che naturalmente stiamo parlando di consultazioni elettorali regionali e che quindi Riguardano la provincia. concernono problematiche e aspetti che ovviamente interessano tutta la regione e ritengo che sia anche un dovere di chi si candida in queste elezioni trattare appunto argomenti di livello sovracomunale, che ovviamente hanno necessariamente delle compenetrazioni con anche il livello locale, però non dobbiamo dimenticare appunto l'oggetto di quello che sarà di quella che sarà la sfida del 20 e del 21 settembre. Inoltre, non dobbiamo però tralasciare che noi che ci candidiamo al Consiglio regionale saremo i rappresentanti e concorreremo nella circoscrizione della provincia di Brindisi e quindi la nostra giurisdizione, per usare un termine a me caro, sarà quella dei comuni della provincia di Brindisi e quindi l'interesse di cui noi ci dobbiamo fare portatori e che dobbiamo Di tutelare tutta la e provincia. portare, le cui istanze noi dobbiamo portare in Consiglio regionale sono appunto quelle che provengono dalla provincia di Brindisi, dal comune di Ustuni, così come dai comuni limitrofi. E non posso, per onestà intellettuale, perché tra parentesi e per inciso devo dire che io non sono il tipo che vende fumo o cerca di mischiare le carte e fare il gioco delle tre carte o l'illusionista. Non si può, per onestà intellettuale, e io lo devo riconoscere, osservare come la provincia di Brindisi sia oggi, sia stata anche in questi ultimi anni, probabilmente la più pregiudicata all'interno del contesto regionale, sotto molti punti di vista. Io ritengo che però questo aspetto e questo effetto sia stato causato non tanto dal governo del centro-sinistra piuttosto che del centro-destra o piuttosto che dei 5 Stelle. Io ritengo che la mancanza di rappresentanza territoriale sia dovuta e sia causata da quelli che sono stati gli interpreti e dalle scelte che gli interpreti hanno fatto per la provincia di Brindisi. Per collegarmi a quello che tu dicevi sulla sanità e sull'ospedale, ovviamente Ostuni è l'emblema di quella che può essere una mancanza della politica regionale nei confronti della provincia di Brindisi. Devo dire che
sono ormai passati quasi 15 anni da quando la nuova piastra o presunta tale dell'ospedale di Ostuni giace lì incompiuta, e io, all'infuori dell'interessamento ultimo cui tu facevi riferimento riguardante la ristrutturazione, non me ne vogliate, ma stiamo parlando di una ristrutturazione che ha interessato il pavimento e qualche infisso delle stanze di due reparti dell'ospedale di Ostuni, quindi di poca roba. Dicevo, invece la piastra non ho sentito una parola da parte dei nostri rappresentanti, o che oggi si propongono come tali nel nostro territorio e nel nostro comune, una parola nei confronti di quello che è il problema Che della nuova potrebbe accadere piastra. nella Sulla nuova nuova piastra si legislatura? sono espressi tutti, ci sono state riunioni di comitati, Vabbè, ci sono comunicati stati aiuta. ricorsi, insomma, la cittadinanza e l'opinione pubblica il problema lo ha trattato, lo sente, lo ha avvertito e ha anche subito il colpo. Ricordiamo che non si nasce più ad Ostuni, una serie di problemi. Ecco, diciamo che trovo esultare oggi per un pavimento, un battiscopa e un infisso quantomeno inopportuno alla luce di quella che è stata la rappresentanza del territorio che il comune di Ostuni e la provincia di Brindisi ha avuto in questi ultimi anni. Io mi candido per rappresentare e per portare in regione queste istanze, le istanze della cittadinanza. Lo faccio coerentemente con quella che è la mia posizione e la mia estrazione politica, ovviamente con il centro-sinistra, ma non per questo rinuncio all'onestà intellettuale che deve contraddistinguere, secondo me, la responsabilità politica ed istituzionale di tutti coloro i quali che partecipano e si propongono come rappresentanti di un territorio. Questo deve essere chiaro, deve essere un punto chiaro al quale non intendo assolutamente rinunciare e sul quale non intendo transigere. La questione della piastra dell'ospedale non è solo l'unica. In ordine all'ospedale ci sono una serie di altre questioni che vanno portate all'attenzione dei consessi deputati poi ad amministrarlo. Noi abbiamo un ospedale che è un ospedale di base e che quindi ai sensi del DM70 del 2015 ha determinate caratteristiche e si pone all'interno di un contesto provinciale nel quale abbiamo per 400.000 abitanti, che sono poi quelli della provincia di Brindisi, un ospedale di base che è quello di Ostuni, un ospedale di primo livello che è quello di Quello. Francavilla Fontana e che quindi presenta e diciamo, conserva quelli che sono i segmenti assistenziali dell'emergenza-urgenza, cosa che noi Non non abbiamo abbiamo più, e l'ospedale Perrino che è l'ospedale hub di di secondo riferimento, sì. livello della provincia. Abbiamo un'evidente carenza anche alla luce di quelli che sono gli incrementi della popolazione, essendo un paese, un territorio a vocazione turistica, un evidente deficit sulla linea, sulla direttrice adriatica e non dobbiamo nasconderci e dobbiamo dire che ci troviamo ad essere ospedale di base perché probabilmente Un non riferimento. abbiamo avuto un riferimento politico-istituzionale in grado di tutelare il nostro territorio. Però, voglio dire, siamo secondo me in tempo per combattere e lottare alla luce anche di quella che è la riorganizzazione che si Per il impone per Covid. quanto riguarda il Covid. Forse E, non ci servirebbe qualche posto di terapia intensiva in devo più pure. dire che quindi oltre al problema della piastra c'è un problema anche che riguarda l'attività dell'ospedale di base. L'ospedale di base è un ospedale che comunque presenta e conserva alcuni reparti anche importanti a livello assistenziale e che però Ostuni ancora non ha nemmeno completi. Cioè, Ostuni, nonostante non è ospedale di primo livello, è diventato ospedale di base, ma ha anche un problema di quale ospedale di base e quale operatività come ospedale di base, perché ancora per esempio non presenta i 20 posti letto, non ha i 20 posti letto del reparto di lungo degenza che sono parcheggiati a San Pietro Vernotico e non si capisce quando arriveranno. Quelli dovrebbero andare nella nuova piastra, giusto? Dovrebbero andare, Dovrebbero. spettano al nostro ospedale, poi che siano allocati nella nuova O piastra in quella piuttosto che in altri vecchia. locali, spettano al nostro ospedale. Ecco perché io dico che oggi è quanto mai strano no? E, come ti ho detto prima, inopportuno esultare per una piccola ristrutturazione quando in questi anni non abbiamo avuto una parola da
da parte degli stessi che oggi esultano su questi aspetti, per queste problematiche, per rendere finalmente ed efficacemente operativo anche l'ospedale di base, perché l'ospedale di base che funziona in maniera adeguata è comunque un ospedale degno di questo nome che si inserisce all'interno della programmazione ospedaliera di una provincia. È chiaro che noi adesso con la riorganizzazione dovuta al Covid, con l'ultima delibera di giunta regionale, il piano di riordino Covid licenziato il 3 agosto, abbiamo avuto il riconoscimento, quantomeno sulla carta, e questo è un aspetto importante sul quale noi dobbiamo lavorare e al quale ci candidiamo, a combattere, a lottare, ad insistere affinché venga attuato. Abbiamo avuto il riconoscimento dell'attivazione di 8 posti di terapia intensiva. Questo perché? Perché il decreto legge 34 del 2020, statale, poi convertito nella legge 77 del 2020, ha stabilito che per far fronte all'emergenza epidemiologica, si debba, avere un rapporto abitanti posti letto di 0,14 posti letto ogni 1000 abitanti. Ciò significa che nella provincia di Brindisi, su 400.000 abitanti, c'è necessità di avere 55 posti letto di terapia intensiva, perché Oggi ce ne sono, credo, ovviamente il piano di 18-20. riordino Covid fa specifico riferimento alla intensiva, alla subintensiva, perché sono ovviamente le branche che rispondono all'assistenza Covid, All'epidemia, no? certo, no, All'emergenza certo. Covid. E ad oggi nella provincia di Brindisi, secondo quello che risulta da quest'ultimo piano, abbiamo 16 posti letto al Perrino attivi di terapia intensiva, ai quali se ne andranno ad aggiungere 23, quindi per un totale di 39, e poi avremo 8 posti letto di terapia intensiva a Francavilla Fontana e 8 posti letto di terapia intensiva all'ospedale di Ostuni. Occorre Attivabili cogliere, quando, quindi bisognerà capire è quando. chiaro che dalla teoria e da Alla pratica. quest'atto alla pratica. Tu sai benissimo che intercorrono una serie di altri passaggi procedimentali che sono quelli dei concorsi per le assunzioni dei medici, degli infermieri e quindi ci sono una serie di attività che noi dobbiamo insistere affinché Monitorare. vengano al più presto poste in essere. È chiaro però che una volta che noi avremo i posti di terapia intensiva, è ovvio che riintroducendo un segmento dell'emergenza-urgenza nel nostro ospedale, alla luce di quello che è il contesto territoriale e la presenza di questo nuovo segmento, può assolutamente permettere, unitosi anche alla ristrutturazione, della nuova piastra, può lasciar sperare e lasciare adito a quelle che sono le nostre istanze di rivedere il nostro ospedale come ospedale di primo livello, magari con l'introduzione nuovamente di alcuni reparti, quali l'ostetricia e la La ginecologia. ginecologia, per ridare ad Ostuni, per esempio, un punto nascita, un centro trasfusionale, un'emoteca, eccetera, eccetera. Quindi questi sono i punti sui quali io chiedo alla cittadinanza di riconoscere fiducia ad un rappresentante istituzionale, in questo caso io, nella mia figura, per poter portare in regione questo tipo di problematiche e per poterci battere insieme su queste problematiche. Oltretutto, l'ho anche scritto, sia per una questione di correttezza, nei confronti dei miei avversari politici, ma anche perché ritengo sia importante. Io chiederei e farei un appello alla cittadinanza affinché scelga e dia finalmente a questa città un rappresentante, che possa essere io nelle fila del centro-sinistra o che possa essere il mio collega, Avvocato Zaccaria. Giovanni Zaccaria nelle file del centro-destra, ma chiedo e mi appello alla cittadinanza affinché non disperda il proprio voto inutilmente, ma riconosca la cosa più importante a questa città e la dignità di avere una rappresentanza in consiglio regionale, che è la cosa fondamentale, è la cosa che purtroppo in questi 5 anni ci ha pregiudicato e non ha permesso al nostro comune e alla nostra provincia di crescere. Venendo invece ad altri argomenti, Giuseppe, ti chiedo, naturalmente si parla di tutta la provincia, si parla di una fetta di territorio che tu conosci bene o stai imparando a conoscere anche in questa campagna elettorale, però bisogna parlare anche di ambiente, di rifiuti. In questi anni abbiamo visto veramente, in questi giorni stiamo vedendo una città di Ostuni che a parte il comune stia facendo delle cose, cioè vediamo una città molto sporca, vediamo un territorio abbandonato. Sotto il punto di vista dei rifiuti, anche a livello regionale bisognerebbe Allora, il intervenire. problema dei rifiuti, che tu mi hai introdotto e cui hai accennato, ha sicuramente una matrice comunale, una matrice locale, però sulla quale non mi soffermerò
troppo perché stiamo parlando di elezioni regionali, però visto che tu me l'hai tirata in ballo non posso che fare un passaggio. Il piano industriale del servizio di igiene urbana è stato modificato con ovviamente l'indizione dell'ultima gara ponte che è attualmente in corso, il cui appalto è attualmente in corso, è stato eliminato il porta a porta dalle campagne. Questo tu sei stata... benissimo e i cittadini sanno benissimo e conoscono l'estensione rilevante del territorio ostunese nelle campagne, le numerose contrade che fanno parte del nostro comune. Io ritengo che la scelta di eliminare il porta a porta, piuttosto invece che di migliorare, eventualmente incrementando il porta a porta anche con personale in aggiunta e eventualmente anche con le isole mobili, le CAM, sia stata secondo me assolutamente sbagliata. E quindi la semplice eliminazione, l'introduzione delle CAM non sia delle isole mobili, non sia assolutamente sufficiente a supportare le necessità del servizio all'interno della nostra città. Ritengo invece che sarebbe dovuto essere accostato al porta a porta il servizio, il potenziamento con le isole mobili. Quindi questo semplicemente per inciso, ma l'abbiamo già detto in consiglio comunale, lo continuiamo a dire ogni giorno, però ovviamente l'appalto ormai è in corso, quindi stanno cercando di apporre dei correttivi in corso d'opera, però secondo me lasciano il tempo che trovano. Credo che bisognerà ripensare seriamente, soprattutto se poi la gara unica dell'Aro non debba tardare ulteriormente, al servizio. Devo dire che però il problema dei rifiuti ha invece poi un risvolto ed una matrice poi regionale, che è anche l'aspetto che tocca maggiormente i cittadini, anche per quelle che sono poi le ripercussioni in termini di tassazione, no? Sappiamo benissimo che i costi della Tari derivano anche dai costi di smaltimento, e i costi di smaltimento particolarmente gravosi per noi e per la nostra provincia derivano dal fatto che l'atavico problema della chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti sia un problema nazionale, sia un problema della regione Puglia, ma sia un problema ulteriore e maggiore nella provincia di Brindisi. Anche su questo aspetto noi dobbiamo andare in regione a battagliare, perché è in corso di approvazione, sarà compito della nuova giunta regionale l'approvazione del piano dei rifiuti e del piano impiantistico, naturalmente, di gestione dei rifiuti, che prevede l'allocazione dei vari impianti di smaltimento e di raccolta dei rifiuti nella regione Puglia. C'è stato già una bozza di piano che è stata contestata e che io ho letto e che purtroppo devo dire non vede in provincia di Brindisi allocati impianti, non solo impianti, ma gli impianti che io ritengo debbano essere pubblici più che privati. Quindi su questo aspetto noi dobbiamo combattere e lottare affinché nella provincia di Brindisi sia prevista l'allocazione degli impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti, cosa che prima c'era per esempio a Brindisi, c'era un impianto di compostaggio per il quale era necessario intervenire a livello di lavori di manutenzione, ristrutturazione eccetera, e che a quanto pare aveva anche delle risorse stanziate per queste attività, per questi interventi, che però purtroppo è risultato arenato sino ad oggi e che noi ovviamente puntiamo a rimettere in gioco e a ridiscutere. Questo comporta naturalmente un aggravio per i cittadini, cioè noi basti pensare che il Comune di Ustuni oggi paga lo smaltimento dell'organico 240 euro a tonnellata, se non erro, quando l'impianto di compostaggio funziona. Di Brindisi funzionava, si pagavano 40 euro, poi siamo passati a 100 euro, abbiamo iniziato a portare i rifiuti a Modugno, poi li abbiamo portati a Manduria, poi a Manduria l'Ager, che poi all'agenzia regionale ha deciso che non li potevamo più portare, e quindi diciamo viaggiamo e vaghiamo per territori, ovviamente sborsiamo più viaggiamo e più si innalzano i costi dello smaltimento. È chiaro che questo è un problema al quale bisognerà porre rimedio e sul quale naturalmente bisognerà dire la propria, ed è anche questo un motivo per cui noi dobbiamo contare attraverso una rappresentanza regionale. Tra gli argomenti che volevo chiederti e volevo disquisire con te nell'appuntamento di questa sera ci sono anche, diciamo, dei problemi di tipo logistico, e quindi
ti parlo dei trasporti, perché se non funzionano i trasporti non può funzionare il turismo. Non è una bella cosa che, insomma, mettere insieme tre province, parlo di Brindisi, Bari e Taranto, che fanno, insomma, insieme il territorio della Valle d'Itria. È difficilissimo oggi raggiungere da Ostuni Alberobello in una giornata. Uno dovrebbe cambiare più bus, dovrebbe utilizzare pezzi di treno per poter viaggiare, diciamo, e insomma Questo godere del nostro tocchi un territorio. altro tasto importante, non dico dolente, ma importante di quelle che sono le competenze regionali e le questioni sulle quali bisogna assolutamente ritornare. Il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico naturalmente indispensabile e necessario ed è un servizio al quale naturalmente la regione garantisce riconoscendo ovviamente delle risorse alle singole province, risorse che vengono riconosciute secondo quelli che sono i costi standard, che è il nuovo metodo, il nuovo criterio di allocazione delle risorse da un livello centralizzato ad un livello periferico. I costi standard che dovrebbero servire e dovrebbero garantire l'efficienza di un determinato servizio in tutti i contesti territoriali, provinciali. Ovviamente in Puglia i costi standard dovrebbero garantire che il servizio sia e venga spiegato in tutta la sua efficacia a Bari, come a Foggia, come nella BAT e come a Brindisi. Anche su questo, sui costi standard, c'è un problema, perché i costi standard, sulla scorta dei quali probabilmente sono state allocate le risorse, sono diversi da provincia a provincia e la provincia di Brindisi vede dei costi standard inferiori rispetto a quelli di altri. Ti faccio un esempio: il trasporto pubblico locale si suddivide tra urbano ed extraurbano. La provincia di Brindisi ha un costo standard per chilometro di trasporto pubblico locale urbano di 2,62 euro per chilometro, la provincia di Lecce ce n'ha per 2,9. Quindi è chiaro che c'è anche una distonia all'interno dell'allocazione delle risorse e del calcolo di questi costi standard. Costi standard che poi si ricollegano anche in un contesto politico generale, e su questo non mi puoi non concedere un passaggio su quelle che sono le politiche della Lega, politiche nazionali, le politiche sull'autonomia. Ricordiamo, inutile ricordare le varie istanze di autonomia delle regioni Veneto, Lombardia, eccetera, che pensavano di godere delle risorse statali e delle proprie risorse secondo quella che era la spesa storica dei servizi utilizzati nei servizi pubblici, e quindi ovviamente con l'effetto distorto di riconoscere a chi aveva sempre avuto di più, sempre maggiori risorse, sempre maggiori cifre, in modo poi da creare una discrepanza tra i servizi pubblici del nord o di queste regioni potenziali autonomiste, invece le regioni meridionali o quelle che non avevano la fortuna di essere incluse in queste politiche di autonomia. Il passaggio ai costi standard serve proprio per impedire che vengano create regioni di serie A, cittadini di serie A e cittadini Cittadini in serie B. invece relegati ad un livello indignitoso, devo dire, per delle politiche assolutamente inaccettabili e che noi nel Meridione dobbiamo assolutamente ripudiare e rigettare. Infatti io mi chiedo ancora come si faccia a votare la Lega al Sud e nel Meridione, un partito ed una forza politica che vuole fare del nostro territorio, non solo della provincia di Brindisi, ma di tutto il Meridione, un territorio arretrato, un territorio di second'ordine, e quindi ritrovo veramente inopportuno e inappropriato il sostegno a forze politiche che portino con loro questo tipo di istanze e questo tipo di obiettivi. I costi standard quindi dovrebbero ovviamente essere corretti e servire a garantire e a correggere quella che invece è la ripartizione della spesa storica, e quindi ritengo che vada anche ci si debba soffermare anche su questi aspetti. È giusto che anche i più piccoli inizino a bazzicare nel mondo politico, perché abbiamo Domenico Junior che, Sì, insomma, gli sto facendo ci sta facendo, la insomma, preparazione senti, atletica. infatti ci sta facendo
compagnia durante questa registrazione di questa sera, con molto piacere naturalmente. Giuseppe, legato ai trasporti, ti ho detto c'è un altro argomento importante che è quello del turismo. A microfoni spenti, quando abbiamo iniziato a registrare questa nostra intervista, abbiamo detto che la Puglia sicuramente negli ultimi 20 anni è cresciuta molto e ce ne rendiamo conto anche in quest'estate, diciamo, baciata dal Covid, è la seconda regione in Italia preferita dai turisti italiani che scelgono appunto la nostra regione. Bisognerà fare tanto, in particolar modo credo che i trasporti ed altri servizi vadano abbinati a un turismo che sta crescendo tanto. Vediamo la notte della Taranta in televisione, vediamo giornalisti di testate giornalistiche nazionali venire qui in Puglia a, insomma, fare i propri servizi giornalistici. Una Puglia che sta crescendo sotto tutti i punti di vista grazie anche al lavoro che sta facendo l'agenzia Puglia Promozione, non solo, anche il governo regionale. Allora, l'ha fatto molto bene. La risonanza del marchio Puglia, non solo in Italia, in Europa e in tutto il mondo, sì. è uno degli aspetti che ci deve portare anche a riflettere sul perché votare il centrosinistra e sul perché riattribuire fiducia alla coalizione di centrosinistra in queste consultazioni elettorali. Io non dimentico, e occorre sempre avere uno sguardo nel passato per ricordare quelli che sono i percorsi di sviluppo di un territorio, in questo caso della regione. Ricordo quella che era la nostra regione prima dell'avvento della famosa primavera pugliese, della vittoria di Vendola nella regione Puglia, prima che il centrosinistra iniziasse a governare la regione Puglia. La regione Puglia ha avuto una svolta incredibile sotto l'aspetto turistico, sotto l'aspetto della risonanza, sotto l'aspetto della sprovincializzazione anche di aspetti folcloristici che sono tipici della nostra regione e che prima erano appunto relegati ad un ambito prettamente folcloristico, che adesso sono invece assorti a cultura che viene propagandata, viene diffusa in tutto il mondo, in tutta Europa, e che ci rende famosi all'estero e permette naturalmente l'afflusso turistico, che poi è la principale, una delle principali, perché poi c'è anche l'agricoltura, c'è anche l'impresa, l'industria, non va dimenticato, ma è una fetta importante, credo il 10% del PIL, se non ricordo male, che è quello ovviamente proveniente dal settore turistico. Quindi penso che si debba ricordare, si debba migliorare e si debba lavorare per correggere quelle che sono le problematiche e gli errori che sono stati commessi in questi anni, ma non si deve dimenticare quella che è stata la svolta in un territorio. Quindi ritengo che, appunto, come dici tu, il turismo, che ovviamente oggi subisce il maggior contraccolpo per quanto riguarda ovviamente l'emergenza epidemiologica, sia uno degli aspetti che più deve far riflettere in ordine alla scelta poi elettorale che dobbiamo affrontare a settembre. Lo hai citato tu prima in un termine che voglio, insomma, citarti, è quello dell'agricoltura, territorio martoriato dalla xylella. Bisognerà intervenire molto in fretta sotto questo punto di vista, perché vediamo che alcuni alberi secolari dei nostri millenari iniziano, insomma, ad avere delle foglioline gialle, dei disseccamenti che a me non piacciono, non so a te. Io quando tocchiamo questo tema e quando penso a questo tema sono francamente molto preoccupato. Sono molto preoccupato in parte perché quando non si hanno gli strumenti per incidere su determinate questioni, e questo lo dico a livello personale perché penso che quello, il campo della xylella, sia un campo scientifico in cui naturalmente chi come me non ha competenze, come me e come tanti altri, come spesso può accadere nella politica, chi non ha competenze scientifiche si trova spesso spiazzato perché non ha la possibilità di incidere direttamente per un deficit e una carenza a livello cognitivo in ordine a questi elementi. E quindi ti devo dire che la preoccupazione appunto deriva proprio da questo senso di impotenza nei confronti di un male, di un batterio che avanza, che rischia di distruggere, in parte lo ha già fatto, fette importanti delle culture olivicole della nostra regione. E non ti nascondo che dover pensare alla piana degli ulivi millenari o ad ustuni rasa al suolo per quanto riguarda tutti i propri uliveti, è un pensiero che voglio assolutamente scongiurare e cui non voglio assolutamente fare riferimento.
Però allo stesso tempo ritengo che quando ci si trovi innanzi a questo tipo di problematiche si debba pensare e si debba prevenire quello che poi è il problema o l'aggravio poi irreversibile dell'epidemia di Xylella. Quindi bene discutere dei reimpianti, bene discutere anche, ho ascoltato una proposta in ordine alla storicizzazione dei terreni, e cioè della possibilità sì di reimpiantare le qualità e le varietà di ulivo che sono, diciamo, inattaccabili da parte della Xylella, che sono la Favolosa e l'Eccino, sui quali No. ovviamente già la Regione Puglia e la Sovrintendenza si sono pronunciati attraverso il protocollo di intesa favorevolmente, e sui quali sono stati stanziati 40 milioni di euro per permettere i reimpianti. Ma credo che si debba pensare A anche salvare il a, salvabile. no, si debba pensare anche alla peggiore delle ipotesi, e quindi anche all'eventualità che determinate culture vadano modificate o vadano reimpiantate anche culture di tipo diverso, e questo si può fare attraverso la storicizzazione appunto Del dei terreno. terreni, cioè in sostanza i terreni che presentano caratteristiche particolarmente rilevanti a livello paesaggistico, come per esempio quelli degli ulivi millenari, naturalmente non si può pensare che possano essere stravolti attraverso il reimpianto di culture diverse, però i terreni che invece hanno delle caratteristiche storiche di tipo diverso e nel quale sono più recenti gli insediamenti Olivicoli. olivicoli, probabilmente ci si deve preparare o si deve pensare Al e futuro, al prevenire futuro. alla peggiore di quello che è lo scenario peggiore che ci si può prospettare, che appunto è quello ovviamente del disseccamento totale, e quindi della possibilità di dare ovviamente chance diverse al mondo agricolo e agli imprenditori, perché altrimenti si troverebbero in mezzo ad una strada, perché Adesso stanno facendo delle prove. chi vive di agricoltura, le imprese che vivono di agricoltura, naturalmente non si possono permettere, anche in presenza di un vincolo paesaggistico, di rimanere senza lavoro, perché sappiamo benissimo che rinunciare ai mezzi di sostentamento e a quello che la propria vocazione di lavoro è impossibile, e credo che non sia nemmeno una cosa opportuna. Si sta parlando anche di innesti in questo periodo. Gli esperti stanno verificando anche se gli innesti possono essere una salvezza per queste piante di ulivo. Giuseppe, noi siamo al termine di questa nostra chiacchierata che ci accompagnerà, prima chiacchierata che ci accompagnerà verso le regionali, fra qualche ora la presentazione delle liste e poi un mese intenso che insomma ti porterà anche lontano dalla città per far conoscere la tua persona anche fuori da questa città, nonostante le città limitrofe e anche Ostuni non fanno mancare mai l'apporto di candidati, dico ce ne sono sempre troppi, quindi la scelta e la democrazia è sempre ampia Sì, consentimi rispetto alle candidature alle regionali. un passaggio su questo aspetto delle candidature e anche delle liste. È una delle motivazioni di cui vado orgoglioso per la mia lista Senso Civico. Civico, un nuovo ulivo, e per la quale ovviamente mi sono candidato. Conosciamo tutti quello che è stato il forte dibattito, il forte scontro in merito alla parità di genere, alla necessità di modificare la legge regionale, e che ritengo i nostri rappresentanti a livello regionale, che fanno parte del Consiglio di destra e di sinistra, siano stati colpevolmente incapaci di modificare, in controtendenza, in spregio a tutte quelle che sono le norme e i principi che governano ormai la materia. Devo dire che sono rammaricato e sconfortato del fatto che ci sia voluto un intervento statale commissariale per introdurre la parità di genere, però devo cogliere con piacere il fatto che alla fine Ci effettivamente sta. ciò sia avvenuto. Devo dire che però Senso Civico, anche come rappresentazione plastica della lista nella provincia di Brindisi, Aveva già fatto. vede una addirittura le figure femminili in numero superiore, in numero di tre rispetto Tre ai due donne e due uomini. rappresentanti, ai due candidati uomini, e quindi da questo punto di vista ho scelto Senso Civico anche per questo motivo, e sono orgoglioso della scelta. Devo anche
riconoscere una lungimiranza a Pino Romano, che è l'altro candidato consigliere uscente della lista Senso Civico, che ha detto anche questo in controtendenza rispetto al principio di autoconservazione che alberga all'interno del ceto politico e non da ultimo ovviamente quello regionale. Ha detto già che non porterà a termine la sua legislatura in caso di elezione, dando la possibilità al secondo piazzato nella sua lista Di entrare in di consiglio entrare in regionale. consiglio regionale. Quindi devo dire che queste sono state le ragioni che mi hanno spinto ad accettare la proposta di Senso Civico e naturalmente la sua collocazione nell'ambito del centro-sinistra, la sua finalità che è quella non di combattere o di spaccare il centro-sinistra, ma quello invece di contribuire, come ti ho detto prima, io lo faccio in scala locale, ma va fatto ovviamente a livello regionale, in scala regionale, quello di cementare e unire il centro-sinistra e renderlo ancora più forte, anche con la partecipazione dell'area moderata, di coloro i quali si riconoscono in determinati valori di giustizia sociale, di ambientalismo, di equità, di perequazione e che ritengo che siano ovviamente le linee guida di quella che è la nostra esperienza politica. Giuseppe, io ti ringrazio, avremo modo di parlare durante questa campagna elettorale dei vari temi che stasera abbiamo affrontato di botto, però magari ci rivedremo per parlare argomento per argomento in pillole, appunto, di questi che sono gli argomenti cardine di questa campagna elettorale, magari, perché no, creare anche un dibattito aperto anche all'altra parte politica del centrodestra, quindi magari perché no fare un confronto con il tuo collega Giovanni Zaccaria, qualora naturalmente accetterà Lo questo nostro invito. facciamo sempre in consiglio comunale, quindi non vedo perché non si possa fare. Però il tempo questa volta lo detterò io. Certo, Va certo, certo. bene, grazie Un saluto a Giuseppe tutti e Tanzarella. grazie a voi, Ustumi Notizie. Grazie Giuseppe Tanzarella, grazie di chi si è occupato della parte tecnica, Alessio Casarano e Giovanni Ceglie, come sempre. Appuntamento con Ustuni Notizie Incontra nei prossimi giorni, sempre qui su Ustuni Notizie. Ostuni Notizie.